Eia! Buonasera, sì, buonasera, buongiorno. Allora, facciamo niente, tranquilli. Ci stavamo divertendo. Se volete venire anche voi qua a giocare a briscola, venite pure, sono aperti i tornei. Quindi, tornei di briscola. Tornei di briscola, va bene, noi li abbiamo fatti. Io ho sempre perso perché non ci ho mai giocato. Allora, quindi, cosa si fa oggi? Innanzitutto vi iscrivete al canale, lasciate dei like e dei commenti. Faccio un meme, ve lo ricordo. Esatto, quindi vi viene a pigliare a casa. Andiamo a vedere come cosa è successo in questo momento, che diciamo siamo stati un po' assenti. Sono stato un po' assente perché... Allora, là vedete una costruzione che, se volete sapere cos'è, dovete continuare a seguire la serie. Lo scoprirete quando la finirò seguendo la serie. Poi qua, come vedete, ho spianato metà montagna. Abbastanza. Metà montagna. Sì, esatto. Sì, dai, devo tirar giù ancora tutta quella roba lì. E poi qui ho fatto la discarica, che praticamente funziona così: io prendo, lancio dentro la roba che non mi serve e abbiamo finito, ecco fatto. Poi qui nel frattempo ho fatto, diciamo, una casa di fortuna, perché se no mi trovavo gli zombie in casa. Qui, come vedete, mi manca tutto perché sono morto nella lava. Da bravo genio. Esatto, scivolando. Cioè, sono scivolato per causa di qualcun altro, a dire il vero. Non sono riuscito a vedere chi, perché ero dall'altra parte del monte, ma vabbè, tipo, questa dorite non serve a niente. Quindi, eccoci qua. Allora, mentre butto in discarica, vi dico un paio di cose. Vi ricordo che c'è il concorso ancora attivo per i 100 iscritti. E un po' incasinato, quindi probabilmente non usciranno video... Se riesco e faccio più possibile, ma non vi assicuro che esce ogni settimana o ogni due. Probabilmente potrebbero anche passare magari un mesetto. Spero di no, per il vostro bene e per il mio. E quindi vediamo, dai. Comunque non vi abbandono, sappiatelo che non vi abbandono. Poi un'altra cosa, mentre scavavo, stavo spianando anche qua, perché cavoli, ho bisogno di una pianura. Tutto, come vedete, ho cominciato a spianare anche qua. Ho trovato questa grotta, che è una grotta magnifica. Praticamente in questa grotta ci sono un fracco di zombie, spawn, mob, un sacco di roba. Infatti qua sotto c'è una grotta che ho chiuso. E nel frattempo là sotto devo ancora arrivarci. Nel frattempo, vabbè, adesso ho appena cominciato, quindi lagherà. C'era un fracco di ferro, ho trovato qua. Cioè, proprio ho trovato tipo 60 di ferro senza problemi. Cioè, lì c'è carbone residuo, che potremmo anche prenderlo, siccome ormai ho finito. E devo cuocere, non sapete quanta roccia devo cuocere. Cioè, mi sa che sarò il primo giocatore in Minecraft che cuocerà, che ha scavato così tanto e ha fatto così tanti tunnel, così tante robe. Allora, qua c'è del ferro. Là c'è del ferro, ovviamente. Che mi fa sempre comodo del ferro. L'ho preso, sì. Anche qua c'è del ferro. Cioè, vedete, c'è... Io dove vado c'è del ferro. Cioè... Che per carità è comodo, eh. Soprattutto quando, tipo, ho perso nella lava 30 di ferro. Trovo questa grotta e ne trovo 50 di ferro senza problemi, quindi... Poi, qua sotto c'era un'altra cosa, un'altra grotta dei mob che andremo a esplorare appena avrò il carbone, perché ho finito anche quella. Provate di farmi la torce. Esatto, quindi se riusciamo a prenderlo, ben venga! Prego, avanti, grazie. Guardate quanto bel carbone, cioè... Io trovo, adesso sto trovando ferro... Il carbone lo trovo così a stock da 64 praticamente, cioè. Vediamo. Guardate quanta esperienza scende.
guardate quanto carbone ce l'ha. Cioè io le trovo così le robe, o non trovo niente o trovo tutto. Cioè guardate, pam, altro carbone. E non finisce qua. No, finisce qua, scherzavo. E nelle grotte non c'è. Poi voglio fare un episodio in cui torno nella vecchia miniera abbandonata, che è quella che avevo iniziato proprio dove avevo perso tutto, agli albori del tempo. Gli albori del tempo. Beh, comunque questa grotta poi dall'altra parte. Qua c'è qualcosa. Affascinante. C'è una torcia sola. Magari se mi preparo anche la spada. Qua ci sono delle luci. Qua c'è del carbone. Vedete? Cioè, giri l'angolo e non sai mai cosa trovi. Un mob, no, carbone. Guardate, guardate quanto! Il re del carbone. Altro che minatori. Peggio dei petrolieri siamo, cioè siamo ricchissimi. No, è finito tutto giù. E questo vi dico subito che stavo per cadere giù, che questo carbone non mi basterà. Mi servirà almeno 20 volte questo carbone qua per riuscire. Nell'impresa. Esatto. Perché sappiatelo. Ho troppo poco carbone. Là c'è qualcosa. No. Là, ah sì, qua ho fatto il giro, scavando ho fatto il giro. Qua aprirò una voragine. Come vedete non ho più niente, cioè proprio. Là c'è sicuramente un mob che mi aspetta. E sono certo. Al 100%! Ragazzi, ho perso 8 delle mie 7 vite. Ok, andremo. Ferro. Così è random a caso. Ferro. Ferro! Ferro. Ferro! Tanto ferro. Adesso vi faccio vedere quando torniamo in superficie, se ci torniamo, perché non credo che ci torneremo. Vi faccio vedere quanto ferro ho trovato solo in questa grotta qua. Cioè. Faccio vedere quanto ce n'era in questa grotta, cioè io ho scavato, non sono andato tanto distante ad esplorarla e ho trovato, abbiamo trovato 17 la volta scorsa che non c'eravate perché ho fatto off cam, poi ne abbiamo trovati 11 adesso, vieni via, e poi ne abbiamo trovati, adesso andiamo su a vedere. Forza! Guardate che bella! È solo la base questa, ve lo dico. Vi dico, ci vuole tanto per farla Ci vuole proprio. tanto e soprattutto io sono uno di quelli che tipo fanno ma non usano i cosi lì, come si Il chiamano, creativo. in creativa o tutte le robe. Io preferisco farmi in survival, quindi tipo io questa sarebbe la mia casa, devo ancora iniziarla praticamente. Direte, ma non era quell'altra? No, quella là era solo una base d'emergenza, roba così. Questa sarà la mia vera casa e in creativa avrei già finita. Mentre qua, con calma, aspettate che lì c'è la lava, non mi ricordo dov'era. Forza. Lì c'è l'acqua, quindi lì c'è la lava, che è lì. Ecco, questo è il problema di quando lagga. Ok. Ok, siamo riusciti lo stesso a entrare, ora dovrebbe esserci qua niente ferro, dov'era? Qua abbiamo altri 11 di ferro, tanto per cambiare, e siamo già a 22, poi abbiamo uno stock da 32 di ferro, 33. 33, vabbè, non cambia niente, qua abbiamo un po' di pietra, che male non fa. Quanto può di ferro, no? Esatto.